I volti tesi, la grande concentrazione della vigilia e poi gli ultimi ritocchi e gli sguardi dei trapanesi ancora oggi stupiti dalla loro bellezza. Tutto ciò è il clima che in queste ore si sta respirando forte e intenso a Trapani, dove forte è l'attesa per l'infinita processione del Venerdì Santo che si concluderà come da tradizione domani, sabato, a mezzogiorno. Ieri sera tutti e 20 i gruppi erano riuniti nella chiesa del Purgatorio, tutti disposti uno dietro l'altro in fila, guardati a vista da decina di uomini della rispettiva congregazione che fa riferimento al gruppo. Una tradizione oramai lunga 4 secoli e che continua ad essere forte, magari anche con significati in parte diversi, ma comunque estremamente salda. Fu la confraternita di San Michele Arcangelo a concedere questi misteri, tramite atti notarili, con la contestuale istituzione del rito alle maestranze locali. Guardare da vicino queste rappresentazioni è uno straordinario effetto scenico. Tutta la struttura in legno è intarsiato in modo più magico probabilmente che artistico, considerata l'estrema crudezza dei volti che riescono davvero a far trasparire tutto il dramma e l'atrocità della morte e resurrezione di Cristo. Le ossature delle statue invece sono in sughero, sui quali si modellano gli abiti intrisi di colla e gesso. L'unicità di queste opere d'arte è data dal fatto che per la realizzazione di questi gruppi non ci si ispirò all'iconografia classica, ma ad episodi citati nei sacri testi o nei Vangeli apocrifi ed aggiungendo anche delle personali interpretazioni. Gli artisti trapanesi seppero dare a questi gruppi una dinamicità rappresentativa unica nel vasto panorama delle sacre rappresentazioni. Le statue sono fissate ad una base lignea detta vara, con un procedimento particolare al fine di consentire una certa oscillazione durante il trasporto, tale da esprimere una scenica rappresentatività al gruppo. Le più antiche vare sono state intagliate dagli artigiani trapanesi con le raffigurazioni di putti, simboli del ceto di appartenenza o vedute di Trapani. Ieri, sino a tarda notte, ancora gli ultimi accorgimenti. C'era chi batteva ancora qualche chiodo, chi invece imbottiva le spalliere. Tutto fatto con estrema accuratezza, perché anche l'estrema fatica di portare in processione i misteri a Trapani è considerato un dono.